Buonasera, buonasera a tutti lor signori, buonasera, 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 Ari, buonasera. Allora, questa sera prima di giocare, perdonatemi l'ocularità, ma purtroppo l'allergia mi sta menando terribilmente. Facciamo un po' di speak and corner, quattro chiacchiere fra amici, su alcune cose interessanti che sono balzate all'attenzione del vostro fedele e affezionato Ubiball negli ultimi giorni. Allora, la prima cosa di oggi. Voi sapete che nell'ultima disquisizione che feci, riguardo la posizione di quello sventolone di Amurant, fui alquanto polemico con Twitch. Ne stavo disquisendo oggi sul forum di iBob, sulla chat di Telegram dei abbonati al suo canale. Riguardo una ennesima cosa che è venuta fuori. Allora, voi se non lo sapete, Amurant è quella bellissima ragazza molto procace dai rossi capelli e dalle come dire lo sterno prominente, bella questa, dallo sterno prominente che ha deciso che oltre ai vari siti più o meno per adulti, hardcore, softcore e così via. Non mi risulta che abbia fatto film per adulti, però che abbia, come dire, tendenze a denudarsi pubblicamente, sì. Detto questo, a noi non ci interessa chiunque, a me non frega niente, nel senso, ognuno si arrangia come vuole. Se madre natura ha donato a questa signorina questo istinto manageriale e questo bellissimo corpo, chi sono io per giudicare? Anzi, chi di voi non l'abbia mai visto? Ma non siamo qui per giudicare i contenuti, siamo qui per giudicare la politica di Twitch. Allora, Twitch ha tolto i soldi a Amurant per quella categoria un po' particolare di live di Twitch, in cui si parlava appunto di hot tubs. Cosa sono le hot tubs? Le hot tubs sono queste magnifiche piscinette gonfiabili, quelle che potete trovare vari discount superstore in periodo pre-estivo come questo, e in cui di solito ci si fa il bagnetto, ci fanno divertire i ragazzini. Beh, queste procaci fantastiche ragazze che fanno schizzare record e abbattono ascolti a differenza del qui presente orrendo soggetto, grazie a dei escamotage fantastici tipo il fatto di girare una ruota a seconda degli abbonamenti e scriversi sul corpo i vari nomi dei soggetti che hanno ruotato, riescono a far fare dei guadagni a Twitch e a loro stessi estremamente notevoli. Ora, questa cosa Twitch non l'ha presa molto bene. Come si era detto nella live precedente, probabilmente perché Twitch, essendo di proprietà dell'onnipotente Jeff, di Amazon, purtroppo Amazon non ha quel product placement. Mamma mia, cocchiaie brutte, scusate ragazzi, ma tanto vabbè, io sono brutto, non devo fare lo tab. Non ha quel piazzamento prodotti che potrebbe evitare il fatto che magari un libro non so, di una casa per ragazzini possa avere la sua pubblicità e poco dopo comparire questa procace ragazzotta costume da bagno con queste scritte nel corpo. E non ce l'ha, ce l'ha Google, Amazon non ce l'ha, non ce l'ha Twitch. A questo ha fatto poi seguito, iBob l'ha detto, una rivisitazione dei costi, un abbandono del Prime. Tutto questo potrebbe significare vagamente che Dottor Bezos si è deciso a scorporare Twitch, a quotarlo in borsa per farlo diventare il nuovo accalappiasoldi di Wall Street, ma forse potrebbe essere anche una cosa positiva per loro, per liberarsi francamente da queste uscite che sono piuttosto puerili. Però torniamo a noi, che cosa è successo? Twitch ha fatto marcia indietro per le libertà civili e per i soldi, forse.
Ah già, poi si dice, scusate, Sito Viola. Sito Viola ha fatto marcia indietro per le libertà civili. Per Difatti, Amorant erano state tolti tutti i guadagni. Cioè, erano state bloccate le rendite del suo canale. Non è stato bloccato il canale. Sono state bloccate le rendite del canale. Ma così dalla mattina alla sera. Giustamente Amorant, nei suoi 8 milioni di canali seguiti da 174 milioni di maschi arrapati, ha gridato con forza la sua indignazione per il fatto che non poteva procedere all'impiscinettamento quotidiano con resa monetaria. Ora, al di là delle facezie, è una stronzata questa, perché non puoi dire te lo accetto, poi lo neghi perché un investitore si alza la mattina e dice che non è etico, chi se ne frega? Cioè, questa è libertà civili. Gli americani però non le capiscono queste cose, gli deve sempre ritornare il classico Larry Flint di turno che gli racconta come funziona il giochino. Ora, che succede? Amorant ha avuto la sua vendetta e gli sono stati restituiti tutti i guadagni. Questa cosa gli ha giocato una pubblicità mediatica disumana, non ottenibile con qualunque mezzo acquistabile, penso, neanche qualunque servizio dal punto di vista, come dire, meramente professionale. E la signorina in questione viaggia a 16.000-18.000 spettatori a sessione, con un quantitativo di follower che questo canale che vi sta parlando non vedrà neanche fra 800 miliardi di anni. Anche per la ovvia differenza. Io sono più bello, lo sappiamo tutti, ma non sono valutato da questo punto di vista e questa cosa me ne dispiace molto. Detto ciò, che succede oggi? Allora, a ogni reazione, diceva il buon Newton, corrisponde una reazione uguale e contraria. Questa cosa ha generato una satira. Perché? Perché il finale di tutta la faccenda è stata l'istituzione da parte di Twitch di un sacco di altre categorie nuove, tra cui quella delle hot tubs. Delle hot tubs. Anzi, facciamo un esperimento. No, vabbè, lasciamo perdere. Potremmo mettere la categoria Hot Tubs. Sì. Allora, è notizia di oggi, di uno streamer, suppongo essere brasiliano, penso che sia brasiliano, sì, di Balneario Camboriú, comune del Brasile, nello stato di Santa Catarina. Allora, questo simpatico Maicon Kuster, che se pronuncia, lo dice lui qui, Kister, se cliccate, ce l'ho fatto bene, se cliccate. Ubi ci sono, però sta laggando troppo, non ti vedo né ti sento. Mamma mia, mi dispiace. Non mi vede né mi sente. Perché non mi vede né mi sente? Mi dispiace. Proviamo così. Leo, dimmi se si vede meglio. Ora si vede meglio. Chissà se si vede meglio. Si vede, si sente meglio. Si vede, si sente meglio. Si vede, si sente meglio. Facciamo una verifica. Facciamo
facciamo una verifica se si vede e si sente meglio. Saremo sfortunati, mi sa, questa sera. Vediamo se la cosa è un po' migliorabile. Se no siamo costretti a... attaccare la live e riattaccarla.